Sì, buongiorno, eccoci tornati a Loreto, proprio all'interno della Santa Casa. Dietro di noi c'è la Vergine Lauretana, come dicevamo, insomma, qui il Verbo si è fatto carne, una storia, una tradizione antichissima, come tutti i nostri telespettatori sanno. Parliamo, adesso di un osservatorio, l'Osservatorio Medico, e ne parliamo anche in questo caso, ovviamente, leggendolo nella cornice di storie familiari. Con noi c'è il direttore, il responsabile dell'Osservatorio Medico Lauretano, il dottor Fiorenzo Mignini. Ecco, avevamo già parlato di questo ufficio che stava aprendo i battenti, ora è realtà dal 2012. Ecco, com'è nata questa idea di così, in qualche modo, di avere anche qui un presidio medico sul modello, diciamo, di Lourdes e di altri santuari? Da quando, per iniziativa dell'Unità Alsi, si incominciarono a condurre a Loreto gli ammalati, sono state osservate e riferite, come a Lourdes, delle guarigioni inspiegate. Alcuni di questi fatti sono stati raccolti e pubblicati nel 1942, in un libretto dal titolo Le guarigioni di Loreto nella loro documentazione medico-scientifica. L'autore era un medico anconetano o che si chiamava Ottaviano Paleani. Ebbene, nel 2012 un gruppo di medici ha pensato bene di continuare questo servizio e abbiamo proposto al delegato pontificio, l'arcivescovo di Loreto, Sua Eccellenza, Monsignor Giovanni Tonucci, l'istituzione di un osservatorio medico permanente dedicato appunto al Paleani. Da quel momento abbiamo iniziato il lavoro sia creando un vero e proprio archivio a partire dalla ricchissima documentazione storica esistente presso gli uffici della Congregazione per la Santa Casa, sia cominciando a valutare le segnalazioni degli ultimi anni nel mensile, il messaggio della Santa Casa. E le segnalazioni che abbiamo valutato sono 1254. Dal 1881 al 2013. Ecco, le avrei proprio chiesto questo, in quale arco di tempo? Quindi da molto tempo, da più di Sì, un secolo. abbiamo sistemato l'archivio, da più di un secolo sono arrivate segnalazioni e di queste 1254, 215 hanno anche una documentazione medica parziale o totale. Bene, per l'esattezza 31 di esse sono corredate da una documentazione medica completa. Io credo che in una casistica così ampia ci sia molto da raccontare quanto al rapporto fra famiglie, coppie di coniugi, di fronte appunto alla Vergine Lauretana. C'è, dottore, un qualche caso che ci può raccontare in particolare? Sì, potrei segnalare per esempio un caso che è molto significativo dal mio punto di vista per l'alto livello di spiritualità della malata. Si tratta di una signora di Cesena, si chiama Elena, immobilizzata per 20 anni e di cui gli ultimi 10 costretta a letto giorno e notte. Ebbene, a 38 anni la signora venne colpita da diabete insipido, una malattia che è caratterizzata dall'incapacità del rene di concentrare le urine. All'aggravarsi del male si aggiunsero delle complicazioni molto importanti come una decalcificazione ossea, atrofia muscolare, che la costrinsero pure a letto. Recitava tutti i giorni il Santo Rosario con gli amici, sempre sorridente, riceveva tutti i giorni la Santa Comunione. Nel periodo pasquale del 1974 chiede con insistenza di essere portata a Loreto, con la ferma convinzione di dover andare a Loreto. Nonostante tutti i disagi che aveva per la malattia, Nonostante i quindi. disagi, la Croce Rossa di Cesena mette a disposizione un'auto lettiga, i familiari organizzano un piccolo pellegrinaggio, circa 30 persone, e il 2 maggio del 1974, alle ore 12, in questo luogo, nella Santa Casa, il parroco celebra la messa. Vanno a pranzo e qui inizia il primo fatto straordinario. La signora chiede una porzione di carne, erano 7 anni che non ne mangiava, la famiglia concede la porzione, non accade nulla. Dopo 5 giorni di ritorno a casa da Loreto, la sorella che la accudiva la trova alzata, seduta sul letto, con capacità di reggersi con le forze. E Normalmente. dopo 2-3 ore se la vede ritta in cucina, come se tutto fosse normale.
Naturalmente è difficile dare spiegazioni mediche, però è uno dei casi più eclatanti sicuramente. Uno dei casi più storici più eclatanti, sì, sì, certo. Ci sono anche altri casi particolari, ad esempio quello di una famiglia che non era nemmeno cattolica, musulmana addirittura. Sì, c'è un singolarissimo caso di una famiglia eritrea. Dunque la storia è questa. Un medico veterinario italiano lavora in Eritrea, siamo nel 1944-1945. Il medico è aiutato nel suo lavoro da 5 giovani locali. Uno di essi, un 25enne, certo Ahmed, decide dopo 2 anni di matrimonio di ripudiare la propria moglie perché era incapace di dargli dei figli. La moglie del veterinario, signora Maria Antico, lo convince, cerca di prendere tempo e cerca di convincerlo a non ripudiare la signora e gli regala una medaglietta con l'immagine della Madonna di Loreto pregandolo di indossarla. Lui chiede al Cadì, e il Cadì è un magistrato islamico locale, chiede al Cadì il permesso e il Cadì lo concede. La signora insegna anche a questo giovane l'Ave Maria, che lui recita di tanto in tanto come una nenia. Però la recita continuamente. Dopo un anno arriva il primo figlio, poi ne arrivano altri 4. La signora moglie del veterinario mantiene vivo nel cuore di questi giovani la devozione alla dolce Miriam dei cristiani, come la chiamavano loro, e non sappiamo poi se è avvenuto l'altro miracolo, cioè la conversione. Però mi sembra abbastanza significativo questo episodio. Ecco, per tirare le fila, dottore, su quali presupposti, su quali basi è nato quindi questo osservatorio? Ci sono alcuni motivi che vi hanno spinto a farlo, insomma? Beh, crediamo che i miracoli siano una grande consolazione, ma appunto per questo anche la Chiesa, e Monsignor Tonucci sottolinea questo aspetto, ha sottolineato questo aspetto nel suo decreto, necessita e sostiene la documentazione medico-scientifica e quindi la necessità di escludere, di poter escludere tutte le spiegazioni che possono essere ricondotte a cause naturali, per esempio una remissione spontanea o esterne, come ad esempio un trattamento terapeutico. Noi siamo molto rigorosi nei criteri che sono poi quelli del cardinale Prospero Lambertini, futuro Benedetto XIV. Ecco, i casi continuano ancora oggi, tuttora, insomma, ai giorni nostri, ma come arrivano alla vostra attenzione? In che modo? Qual è il percorso? Il percorso è molto semplice, possono essere segnalati dai pellegrini o dai medici che accompagnano i 3 malati, oppure attraverso il sito. Abbiamo un sito, www.osservatorioloreto.org, attraverso il quale ci si può mettere in contatto con noi. Benissimo, dottore, grazie. Grazie al dottor Mignini. Ci sentiamo più tardi per continuare a raccontare ancora storie dalla Santa Casa di Loreto. A te, Vito, a voi studio.